Cari fratelli e sorelle, saluto anche le autorità presenti, quindi il sindaco, la vice, l'assessore, i consiglieri presenti. Saluto ecco, le autorità anche militari, mi ha detto il maresciallo che è venuto, adesso non lo vedo. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa festa. E il mio primo pensiero, carissimi fratelli e sorelle, è proprio alla gioventù di Montemurro, questa volta però per ringraziarla, per esprimere il mio senso di ammirazione, ecco, il mio saluto li raggiungo, i giovani ovunque si trovano, e questi mezzi nuovi di comunicazione ci aiutano a entrare a porte chiuse anche, no? Nelle case, e quindi sono cosa buona quando offrono un aiuto, una stampella all'annuncio del Vangelo. E il mio ringraziamento va ai ragazzi, ai giovani, agli uomini maturi che ieri, insieme anche a tante donne, sfidando l'inclemenza del tempo, hanno voluto comunque scendere la statua, bellissima la nostra statua della Madonna di Servigliano, l'hanno voluta scendere qui in paese. E io poi ho detto così alla conclusione di questa processione spontanea che è un popolo nobile questo popolo di Montemurro. Che popolo è questo popolo di Montemurro? Sicuramente non esistono popoli perfetti e senza difetti, no? Ma è un popolo capace di vincere il vento e le tempeste con l'aiuto della nostra Madre Celeste. E particolarmente mi è rimasto impresso quel momento in cui la gente, i giovani portavano la statua in piena tempesta. Veramente non era una tempesta violenta, ma era una di quelle piogge estenuanti, battenti, e comunque penetrava, no? Quell'acqua anche fredda. Ebbene, a un certo punto si camminava in mezzo a quest'acqua e davanti c'era l'arcobaleno, però, e dietro uno strano sole. Un sole che si è acceso come un faro, arancione, giallo, e almeno ai miei occhi sembrava tutta una sfumatura di colori, sembrava quasi che pulsasse, ecco, questo sole, non solo, ma come se c'era un'altra piccola stella attorno al sole, ecco, che girava. È probabile che fosse un effetto ottico dovuto anche all'umidità, è probabile anche possibile che fosse un segno. In ogni modo, ecco, io ci ho voluto leggere un po' la storia, il presente di Montemurro e del nostro tempo tanto difficile e tanto pieno di confusioni. Siamo nel mezzo di una tempesta che sembra lì per attenuarsi, la tempesta della pandemia, ma c'è la tempesta anche dell'incredulità, c'è la tempesta dello scientismo, c'è la tempesta di tanti che ancora, nonostante le delusioni delle ideologie di destra e di sinistra, pensano che l'uomo possa salvare l'uomo. Però dinanzi a noi c'è il grande orizzonte della pace che Dio promette, che la Vergine nomina e che la Vergine mette nei nostri cuori come desiderio, proprio per darci la forza e la lena per poterla raggiungere, questa pace. E noi alle nostre spalle, a nostra protezione, abbiamo il sole della giustizia che è venuto a visitarci sorgendo dall'alto, Cristo Signore, e abbiamo la luna che gira intorno al sole, gira intorno alla terra, o meglio gira intorno al sole girando intorno alla terra, poiché lei
è la nostra madre proprio perché è la discepola prediletta del sole di giustizia che lei ha anche generato, che è Cristo Signore. Carissimi fratelli e sorelle, noi siamo un popolo forte perché abbiamo le nostre radici nella terra vergine che ha germinato l'albero della vita. E la terra vergine che ha germinato l'albero della vita è Maria Santissima, la Madonna di Servigliano. Può sembrare forse ad alcuni un legame sottile, un legame esile, ma è un filo azzurro che non si spezza questo, tra i giovani, tra le nuove generazioni, tra le famiglie e anche magari tra coloro che sono ai margini forse della pratica e della fede. Ma questo filo azzurro Satana non riuscirà a spezzarlo e alla fine questo filo azzurro sarà la salvezza di questo popolo, la salvezza di questa parrocchia e la salvezza della Chiesa e del mondo intero. Maria è nostra madre perché è stata madre di Cristo. Il suo nome è un nome splendente che sazia i cieli. Le schiere degli angeli e dei santi nella loro umiltà non si stancano di lodare Dio per le meraviglie operate in Maria e fanno risuonare questo nome. Questo nome percorre la terra. Il nome di Maria percorre la terra perché non c'è luogo, non c'è città, non c'è chiesa, non c'è casa in cui la Vergine non sia onorata. Veramente si è compiuta la profezia che lei stessa ha annunciata quando ha detto che tutte le generazioni mi chiameranno beata. È la donna più amata, è la donna più pregata, è la donna più studiata della storia dell'umanità. Nessuna è simile a lei, anzi coloro tra i figli degli uomini, tra le figlie di Eva, che vogliono diventare grandi, debbono imitarla, seguirla, contemplarla, se vogliono veramente crescere nell'umanità e nella santità. Il suo nome, il nome di Maria, percorre la terra e penetra sin negli abissi dell'inferno. L'inferno trema al risuonare del nome di Maria, poiché l'umiltà è il sigillo della sua santità. Vedete, la santità contempla tante virtù, ma le virtù che contiene la santità sono come i grani del rosario. Senza il filo non si mantengono. E il filo di questa ideale corona del rosario, che è la santità, è l'umiltà. Maria è tenuta dall'inferno perché è umile e Satana non conosce l'umiltà. Ecco perché, non conoscendola, non sa come difendersi quando viene attaccato dall'umiltà. Allora, carissimi fratelli e sorelle, noi abbiamo ascoltato oggi, naturalmente domenica, e abbiamo ascoltato la prima lettura, la seconda lettura, il Salmo della domenica, però ho voluto che si leggesse il Magnificat, che non era proprio la lettura di oggi, della domenica. Il Magnificat è uno dei sette passi della Bibbia in cui sono riportate le parole di Maria. Ed è il passo dei Vangeli che riporta le parole di Maria più lungo. Potremmo dire che questo passo del Magnificat, questa preghiera, questo brano della Bibbia è di una importanza capitale, a parte che lo si prega a ogni vespro, no? Quindi ogni giorno chi prega, chi appartiene alla Chiesa, canta o recita il Magnificat. Ma è importante perché permette a noi di entrare nel cuore di Maria, di comprendere com'era fatta. Delle volte noi vediamo la Madonna, no? Come se fosse nata già santa. In realtà lei è nata prediletta, è nata predestinata, è nata piena di grazia, concepita immacolata, ma non è che è stata sottratta all'impellenza del combattimento spirituale per poter raggiungere le vette di santità che lei ha raggiunte, in modo che la sua vita santa possa illuminare tutta la Chiesa e tutta l'umanità.
E noi tramite il Magnificat conosciamo la Madonna. E che cosa vediamo nella Madonna? Innanzitutto, come dicevo prima, che lei è umile. Infatti dice che ha guardato l'umiltà della sua serva. Lì la parola, quando si legge quella parola nella Bibbia, lì umiltà forse è tradotto un po' male, non indica la virtù dell'umiltà, ma indica la piccolezza, quasi la goffaggine. La Madonna dice: Dio mi ha voluto bene nonostante i miei limiti, la mia goffaggine, la mia precarietà esistenziale. E quindi Maria era umile. E poi, se avete fatto caso, la Madonna ha enunciato l'opera salvifica di Dio con verbi espressi tutti al passato. Vi spiego meglio. Dice: ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Cioè la Madonna vede la storia della salvezza non come un qualcosa che deve ancora verificarsi, ma nella forza della sua fede. Lei la vede già compiuta la storia della salvezza. E allora per Maria, attenzione, è molto importante questo, mi è tornato molto in mente in questi giorni. Per Maria si realizza quello che deve essere per ciascuno di noi. Noi come dobbiamo essere se vogliamo essere veramente discepoli di Cristo? Dobbiamo avere verso Dio un cuore di figlio, verso noi stessi un cuore di giudice, verso gli altri un cuore di madre. Tre cuori: un cuore di figlio verso Dio, un cuore di giudice verso noi stessi, un cuore di madre verso gli altri. Maria è stata così. Si è sentita figlia di Dio, ha visto Dio come padre, padre amorevole, misericordioso e onnipotente, che compirà senz'altro le sue promesse. La storia della salvezza non è un'incertezza che può avvenire o non avvenire, è già avvenuta, deve solo manifestarsi agli occhi della nostra fede. Dio aspetta la nostra conversione per manifestare la sua potenza e la sua vittoria. Aspetta la nostra battaglia per donarci la vittoria, che però è sua. E poi verso noi stessi, ecco, la Madonna guardava se stessa e si riteneva piccola, si riteneva goffa addirittura, si riteneva poca cosa, umile. Invece noi ci gonfiamo, no? Come le rane delle favole classiche, come quella mosca che era sul corno del bue che arava e lei diceva che era lei che arava. E non comprendiamo che senza Dio siamo nulla, che senza Dio la nostra vita svanisce, che senza Cristo non possiamo salvarci, non lo comprendiamo. E verso gli altri, ecco, invece di essere giudici verso noi stessi e madri verso gli altri, noi abbiamo tenerezza e compassione per noi stessi. Vogliamo essere sempre le madri di noi stessi, no? E i giudici degli altri, invece dobbiamo essere madri per gli altri e giudici di noi stessi. Avere verso Dio un cuore di figlio, verso gli altri un cuore di madre, verso se stessi un cuore di giudice. O Vergine Maria, non guardare ai peccati del tuo popolo. Non guardare, Vergine Maria, alle infedeltà, ai tradimenti, alle mancanze di preghiera. Il tuo cuore invece si pieghi come madre, cuore di vera madre, sulle nostre miserie, sulle nostre infelicità, perché possiamo ottenere non solo il perdono dei peccati, ma mercé la misericordia di Dio, in virtù della misericordia di Dio, un tempo di prosperità e di pace. Pulsa quel sole divino che è il cuore di Cristo alle nostre spalle per proteggerci in mezzo alla tempesta della vita di questo mondo, perché noi possiamo raggiungere, carissimi fratelli e sorelle,
l'arcobaleno della pace, il tempo nuovo della pace che ci aspetta dinanzi a noi. Inesorabile il tempo della pace verrà e il giudizio di Dio scremerà i buoni dai cattivi. Il problema non è questo, il problema è noi ci troveremo alla destra o alla sinistra del Salvatore, nel gregge delle pecore o nella mandria dei capri. Ci troveremo tra coloro che guardano il cielo o tra coloro che affogano nelle sabbie mobili di questa terra infelice, di questa valle di lacrime. O Vergine Maria, questo filo azzurro divenga una fune d'oro che ci rannodi a Dio e noi con i tre cuori verso il Figlio tuo, verso il prossimo e verso noi stessi possiamo rassomigliare a te e come te godere la gloria immortale. Così sia. Amen.